organizzata come qualcuno ha fatto, dice questa città fa schifo. No, questa città non è dall'amministratore che dicono queste cose. Ha deciso di fare scelte scomode, ma l'ha fatto anche con il supporto della sua famiglia, e non è cosa da poco, ma l'ha fatto soprattutto convinto che questa città aveva un destino diverso. E stasera sono ancora più convinto che questa città avrà un destino diverso, perché io mi ricordo 5 anni fa, in questa stessa sala, forse c'era qualche persona in più, forse c'era qualche bandiera in più, ma stasera ci siete voi, ci sono persone che non si erano mai espresse in maniera diretta e pubblica rispetto all'amministrare della città. Significa che abbiamo lavorato bene insieme. E io voglio ringraziare ciascuno di voi, per nome, ciascuno di voi, che chi è intervenuto e chi non è intervenuto, le forze politiche, gli uomini e le donne del centro-sinistra che hanno deciso di continuare questo percorso, coloro che sono intervenuti, Gianni, Daniela, adesso di noi. Bravo! Bravo! Gianni, Valerio, Daniela, Antonella e poi i rappresentanti delle forze politiche, il Partito Democratico, saluto il segretario cittadino e tutti gli esponenti del Partito Democratico presenti. Seri, il cui rappresentante regionale ci ha dato una testimonianza per me estremamente importante. Realtà Italia, l'Italia dei Valori, il Centro Democratico, ancora il PD e soprattutto però io voglio ringraziare coloro che hanno avuto il coraggio stasera di dire parole che io non sentivo da tanto tempo. A queste persone, una di queste è Daniela Mantone, hanno sempre vissuto questo marzo della vita in maniera silenziosa, portandosi sempre il peso di una sofferenza. Invece stasera sono venuti qui a condividere con noi questa scelta. Qualcuno ci siamo pochi, va bene, non fa neanche questo problema. Io non penso piante vuote, urne piene, diceva. La parte non sono buone, ma non è questo il problema. A me non interessava, casomai io voglio dire, allora qualche candidato che ha fatto la conferenza stampa da solo si proprio preoccupato. Detto questo, io per questa sera voglio in primo luogo testimoniare i 5 anni che abbiamo fatto, perché devo rapportarmi con la città. Pasquale Pellegrini diceva da lunedì, no Pasquale, io non penso a lunedì, io penso di aver fatto da sempre le scelte giuste, forse non le ho comunicate bene, ma che cosa ne abbiamo trovato? Abbiamo trovato una città che non aveva più una dimensione sociale, culturale, umana e di identità, e soprattutto non aveva una dimensione politica. Quel centro-sinistra che stasera sta qui in questa sala 5 anni fa era anch'esso allo sbando. E io voglio salutare una persona che stasera qui non c'è e che penso sta attraversando un momento difficile anche dal punto di vista personale. Quella persona si chiama Di Vendola, perché io so bene che in questo momento l'uomo sta soffrendo per un giudizio che non si aspettava e che invece lo sta segnando personalmente. Beh, quelle persone 5 anni fa hanno scelto un uomo che veniva fuori dal mondo della politica per dirgli rendi testimonianza. Io l'ho fatto con pieno impegno e con la grande realtà che mi ha fatto anche subire qualche torto, stare un attimo in silenzio, però adesso è il momento che questo silenzio venga squarciato. È vero, io sono l'uomo che ha dovuto aumentare le tasse, sono l'uomo delle zone blu, il mitico discorso che ci ha visto tante volte in Milano, ma sono anche la persona, ritengo, che ha dato dignità e lavoro ad esempio i parcheggiatori che erano stati presi dalle false cooperative sociali che li sfruttavano e frenavano il loro lavoro. Sono loro che con tante difficoltà, nel bene e nel male, è riuscito a mettere in ordine settori come quello dei rifiuti, dell'igiene pubblica, del trasporto, del gas. Ma sono soprattutto l'uomo che vuole a questo punto sperare nel futuro della città.
Io avrei potuto dire, ho fatto i miei 5 anni, ho dato quello che mi era stato chiesto, che ci sta per me? Datemi uno strapuntino. Un giornalista ha scritto anche questo qualche tempo fa. Qualcuno mi dava uno strapuntino, un posto, e già mi mangiava il potassi che non faceva del demai, no? Io penso che in questo momento dobbiamo fare una nuova sfida, e lo dico ai segretari delle forze politiche. Fate nascere il centro-sinistra a Foggia. Allora lo dico chiaramente, Augusto Marasso, non hai capito che cosa stai facendo. Tu non stai facendo le primarie per chi sai cosa, stai facendo le primarie del centro-sinistra. Ti devi dichiarare uomo di centro-sinistra, devi assumerti la responsabilità del progetto del centro-sinistra e devi dire con quale scelta le fai. Non puoi dire che il centro-sinistra a Foggia non può vincere da adesso. Che partita stai giocando? Una partita che pensi di aver già perso? O che cosa vuoi fare? Agli altri candidati che sono con me in questo percorso, Lorenzo Frattarolo, Rita Saraò, Nino Abate, io dico, rafforziamo questa idea, perché l'idea del futuro di Foggia passa per una nuova dimensione del centro-sinistra, che dopo aver scelto gli uomini e le donne migliori, dopo aver scelto il progetto politico migliore, potrà dire anche ad altre forze politiche, costruiamo insieme il percorso. Non è possibile che qualcuno voglia condizionare questa cosa. Io ho trovato oggi pomeriggio il senatore Tarquinio, che non vedevo da qualche tempo, una manifestazione pubblica. Mi ha detto, ma tu vuoi la querela? Dico, no, io non la voglio la querela. Ma se la fai non mi spavento. Perché? Che cosa ho chiesto? Ho chiesto che il centro-destra non influenzasse la scelta del candidato e dei candidati del centro-sinistra. Ma il problema non è che lo facciano loro, il problema è che siamo, che qualcuno che scambia del centro-sinistra glielo vada a chiedere, e lì è lo scandalo, e lì è lo scandalo, e lì è lo scandalo. Allora amici miei, amiche mie, compagni e compagne, come si usa dire anche in una manifestazione che ha il centro-sinistra la sua storia, è il momento di guardare la